Ciao, sono Silvia, parlo a nome del gruppo dei Ravvivati. Abbiamo deciso di organizzare questo incontro perché sentivamo la necessità di richiamare un po' tutti gli amici, i parenti che studiano o lavorano all'estero o in Italia, e perché volevamo ricostruire una rete di accoglivesi che possono certamente aiutare a costruire il progetto di questa accoglienza bellissima che abbiamo tanto desiderato. Sicuramente ci saranno altri incontri perché è stata una bellissima esperienza, perché sentivamo proprio la necessità di portare accoglienza nel mondo, ma soprattutto di riportare un po' di mondo ad Acquaviva, quindi speriamo di vederci ancora tante volte. Ciao! Allora, mi chiamo Ornella, sono di Acquaviva e ho vissuto a Milano per diversi anni, circa 7 anni, dove ho studiato e ho iniziato a lavorare, però i miei studi e la mia attività lavorativa mi hanno portato in diverse città europee, tra cui Parigi e Oxford, dove ho frequentato recentemente un master, e continuo attualmente a lavorare per l'Università Bocconi di Milano come ricercatrice, e molto probabilmente a breve mi trasferirò in un altro paese dell'Europa per proseguire la mia attività. Sono Mirko Fiore, ho studiato al Politecnico di Bari ingegneria, poi ho passato 6 anni a Bologna occupandomi di architettura e ingegneria, uno studio associato. In questo momento invece sono ad Acquaviva. Sono Giuseppe Pinto, al momento mi trovo a Milano, sto studiando, lavorando, visto che sono ricercatore al Politecnico nel gruppo di Innovation Management. Precedentemente ho fatto la specialistica a Copenaghen in Danimarca, dopo aver fatto un'esperienza triennale in ambito di finanza all'Università Bocconi. Ciao, io sono Stefania Caforio, vivo a Bologna e mi occupo di progettazione di finanza agevolata per aziende. Sono Saverio, vivo a Bruxelles da quasi 5 anni, lavoro in Commissione Europea, mi occupo del bilancio europeo. Io sono Maria Angela Chimienti, mi sono laureata in Economia e Commercio 9 anni fa e ho vissuto 5 anni a Milano e adesso sono a Monaco di Baviera da 4 anni, dove mi occupo di Web Marketing. Ciao, sono Carla, vivo a Parigi e lavoro e sono architetto di uno studio di una 20 di persone. Ho cercato lavoro in Italia, non l'ho trovato e per ora continuo la mia avventura all'estero. Allora, io mi chiamo Rossella, mi sono laureata in Lingue e Civiltà Orientali a Roma, ho vissuto per 1 anno a Pechino e ora sono a Milano per un Master in International Business. Io ho 30 anni, vivo e lavoro a Bologna e beh, sono un dottore commercialista. Ciao, sono Flora, laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Bari 8 anni fa e lavoro a Milano, mi occupo di IT Strategy. Sono in teoria basata a Milano, in realtà sono sempre in giro per trasferte varie in Italia, in Europa e a volte anche fuori dall'Europa. Ciao a tutti. Ciao, mi chiamo Margherita e vivo a Milano e faccio pianificazione commerciale per l'investment banking di UniCredit. Ciao, mi chiamo Vito e da 13 anni sono in giro per il mondo, sono stato a Milano per studio, adesso lavoro per un'azienda italiana che si occupa di impianti per gas naturale. E con questa azienda ho viaggiato e ho lavorato in vari paesi di Europa, Nord America e Asia. Adesso mi trovo in Malesia, a Kuala Lumpur, e da lì mi occupo delle vendite di questi prodotti per gas naturale in tutta l'Asia. Anche abitando così lontano da Acquaviva, porto sempre Acquaviva nel cuore. Ciao. Sono Vito Chimienti e sto andando a Lima per un progetto di cooperazione internazionale. Ciao, sono Saverio Petrelli. Sono laureato in ingegneria gestionale a Bari e da oltre un anno sono a Trento, lavoro in Siemens, faccio acquisti e devo dire è una bella realtà, insomma. Ciao, sono Donato Magarielli, sono un ingegnere elettronico e lavoro a Torino, lavoro in Avio, è una grande azienda multinazionale che produce componenti per motore di aerei. In particolare mi occupo del settore Information Technology a supporto delle attività di testing di questi componenti di motori aerospaziali.
e a Torino mi trovo molto bene, e a Coia però porto anch'io a Coia sempre nel mio cuore.